Andra, scelta per Temptation Island, è già finita sotto i riflettori. Pare che sia in contatto con personaggi famosi dello spettacolo. La nuova edizione di Temptation Island comincerà a breve. Nonostante manchino due settimane alla messa in onda della prima puntata, sono state già diffuse le prime indiscrezioni. Tutta l'attenzione si è spostata su Diandra e Valerio, presentati ufficialmente sulla pagina di Instagram del programma. I due sono legati da un rapporto che dura da 7 anni e mezzo. Stando ad alcune voci di corridoio, non sarebbero stati scelti solo per la loro storia personale, ma anche per le conoscenze di lei. La 37enne sarebbe in contatto con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco che cosa è emerso. Temptation Island, Diandra sotto accusa, avrebbe delle conoscenze importanti tra i VIP. I protagonisti di Temptation Island, per prendere parte alla trasmissione, devono presentarsi ai casting. La produzione, in base ai dati raccolti, alla storia raccontata dalle coppie e alle loro ricerche, decidono chi selezionare. Questo meccanismo è comune a quasi tutti i format di Mediaset. Alessandro Rosica, tuttavia, pensa che ci sia ben poca trasparenza. Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo di Instagram, ha diffuso un'indiscrezione legata alla coppia. È convinto che gli autori si siano fatti influenzare dalle conoscenze di Diandra e che lei abbia dei legami stretti con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Durante il filmato, ovviamente, non è stato accennato a niente di tutto ciò. La donna si è limitata a dire di essere una veterinaria e un'imprenditrice. Rosica, in particolare, ha fatto riferimento a una possibile amicizia con Manuela Arcuri. So che Diandra è proprietaria di un locale mega trash in zona Prati a Roma e che è amica di Manuela Arcuri. Stando alle sue parole, la nota attrice si sarebbe recata nel locale di Diandra per festeggiare il suo compleanno. L'esperto di gossip ha chiamato in causa anche Valerio. Anche il fidanzato della coppia è stato descritto in un modo piuttosto specifico: Valerio è tutto feste in barca e selfie con la camicia e moccassino. Per ora, è impossibile fornire altri dettagli. Bisognerà attendere il 10 settembre per scoprire qualcosa in più. Alessandro Rosica ha invitato i fan a non farsi ingannare dai processi di selezione perché non vengono mai prese persone completamente sconosciute, come vedete sono sempre amici o parenti di. Non fatevi fregare dalle belle parole o dai casting.